Il consigliere Fabrizio Bertot vuole oggi lanciare un appello per il consumo in Rivarolo. Sì, allora, visto che manteniamo le distanze, rispettiamo tutti i protocolli, spostiamo la mascherina, ma sono da solo. Sì, io voglio veramente oggi cogliere l'occasione per dire: siamo a ridosso, con tutta la prudenza, con il rispetto delle regole, siamo comunque a ridosso di tante aperture che da qui nelle prossime settimane seguiranno, come auspicabile, come d'altra parte già anticipato. Io l'appello lo voglio fare adesso, anche se in condizioni di difficoltà, anche se magari con qualche disagio, ma cerchiamo di riprendere possesso della nostra città. Allora, l'appello che voglio fare ai cittadini di Rivarolo: non dimentichiamoci del negozio sotto casa che in queste settimane magari ci ha portato la spesa a casa, l'ho portato ai nostri anziani, continuiamo ad andare da loro, evitiamo di andare su Amazon se dobbiamo fare qualche regalo, andiamo nei negozi di Rivarolo, se sono ancora chiusi telefoniamogli o andiamo su internet, troviamo la maniera di contattarli, loro troveranno il modo di portarci e fornirci comunque le cose. La colazione, per chi può, perché poi mi rendo conto che ci può essere chi vive questi giorni e queste settimane, questi mesi, con delle gravi difficoltà economiche, mi auguro che a questo provvedano gli enti preposti, ma chi ha la possibilità, magari si fermi al bar a ritirare una brioche e un caffè da asporto e magari lo consumi nel rispetto delle regole, non davanti al bar ma ad una certa distanza per non creare problemi. Quindi, ripeto, cerchiamo di utilizzare i nostri parrucchieri quando potranno riaprire, le nostre estetiste, i negozi d'abbigliamento. Se vogliamo e abbiamo magari qualcosa da festeggiare a casa, un onomastico, un compleanno, una laurea, una promozione, visto che siamo a ridosso della fine dell'anno scolastico, magari per vivere una serata diversa a casa, andiamo in qualche ristorante, in qualche pizzeria di Rivarolo, prenotiamo un menù da asporto e mangiamocelo a casa. Però, ripeto, l'appello che voglio fare ai cittadini di Rivarolo oggi è: compriamo e consumiamo il più possibile a Rivarolo. Non dimentichiamoci dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, dei nostri esercizi, perché è la vitalità della nostra città. Quindi veramente l'appello lo voglio fare per chi può permetterselo in questo momento di spendere qualcosa su Rivarolo e non da altre parti. Grazie a tutti, buon lavoro.